Iniziamo? Basta. Pamela. Beh, iniziamo? Sì, permettetemi di esprimere la mia soddisfazione per l'afflusso del pubblico, perché ogni qualvolta ricopro questa carica istituzionale c'è sempre qualcuno in più. Questa sera, tolti, non so, gli addetti ai lavori, mogli e parenti, ce ne sono due, mi pare, uno o due, uno. Non è un numero considerevole, ma lo ritengo proficuo e significativo. Bon. Allora iniziamo. Buonasera intanto proprio ai signori che sono sistemati qua nel parterre della sala comunale, poi alle migliaia di persone che ci stanno seguendo da casa, infine a tutti i consiglieri comunali presenti, agli assessori, ne vedo uno soltanto esterno, due scusate, e poi al signor segretario e al signor sindaco, e passo la parola al segretario per l'appello. Orazio, Castelli, Bodi, Bozzato, Sandra, Zanella, Vianello, Rossi, Barberini, Botan, Costantini, Tagliapietra, assente, Battagliarin, assente, Lazzarini, Ceccato, assente, Nesto, Danuolla, presente, Berton, Bozzato, Chiaranda, Vanin, Zanella. Benissimo. Allora nominiamo i tre scrutatori. Vediamo chi possiamo nominare. Non nascondetevi sotto i banchi. Non è un'interrogazione. Allora Rossi. Perfetto. Poi la Lucia Barberini e Zanella Angelo. Siamo a posto, quindi passiamo subito alle delibere all'ordine del giorno. La prima è esame ed approvazione rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012. La parola al sindaco. Prego, signor sindaco. Grazie, io dirò solo alcune cose naturalmente di carattere generale, fermo restando che poi se ci sono delle questioni più particolari, naturalmente siamo a disposizione per rispondere. Allora, il rendiconto dell'esercizio 2012 chiude un anno che non è stato sicuramente molto semplice dal punto di vista della gestione del bilancio. Come sapete, il 2012 è stato l'anno della anticipata entrata in vigore dell'IMU, con tutte le problematiche tra l'altro legate alla certezza del gettito, la cui entità ancora oggi praticamente sconosciuta, e tra l'altro anche ancora, come avete visto, insomma, in questi giorni di IMU si sta ragionando. È stato l'anno dell'introduzione dell'imposta soggiorno e poi del persistere dei soliti vincoli ormai abituali che dobbiamo rispettare, che abbiamo tra l'altro più volte, insomma, ricordato in quest'aula e che non sto qui naturalmente a ripetere. È una gestione quindi difficile e complicata, appunto per tutte le questioni che dicevamo, che riassumo solamente per titoli, il groviglio delle norme ormai che così avviluppa la vita degli enti locali, l'incertezza del quadro legislativo e finanziario e per l'appunto i numerosi vincoli che gravano sui comuni. E quindi faccio solamente due o tre considerazioni, constatazioni, come dicevo, di carattere generale. La prima, abbiamo rispettato il patto di stabilità. Pare
una cosa banale dirlo, ma come sapete rispettare il patto significa, oltre che rispettare una serie di vincoli molto stringenti, significa operare con molta oculatezza nella gestione quotidiana, e quindi tenere sotto controllo l'accertamento delle entrate, gli impegni di spesa, i pagamenti che vengono effettuati. E questo è una attività, ripeto, di cui dobbiamo anche essere riconoscenti, insomma, tutta la struttura comunale per aver ormai assunto un po' questa modalità, ovviamente, di comportamento per poter rispettare appunto i vincoli del patto di stabilità. La seconda considerazione è questa, è una constatazione. Vi è la conferma in questo bilancio di cose, alcune cose già dette, in modo particolare della drastica riduzione degli oneri di urbanizzazione. Noi abbiamo previsto nel bilancio 2012, in fase appunto di previsione, un'entrata di 1.200.000 euro, che era una previsione già notevolmente ridotta rispetto alla media degli anni precedenti, che si attestava sempre sul 1.800.000 circa. Nel corso dell'anno siamo passati a una previsione di 770.000 euro attraverso delle variazioni appunto di bilancio, e siamo arrivati a un accertamento finale di 622.000 euro, sostanzialmente un terzo degli oneri che venivano accertati fino a due anni fa, sostanzialmente. Credo che questo sia uno dei sintomi più evidenti del cattivo momento economico. Naturalmente tutto ciò ha un impatto molto forte, direi fortemente negativo, sulla possibilità di fare opere pubbliche. Ormai gli oneri, insomma, sono una delle poche voci che possono finanziare gli interventi nel settore appunto dei lavori pubblici. Quindi avere, insomma, più di 1.000.000 di euro in meno per fare lavori in questa situazione in cui altre fonti di finanziamenti sono sostanzialmente precluse, si sente e come. Credo che sia poi doveroso segnalare il contenimento della spesa per il personale, che spese che rientrano ampiamente nei limiti imposti dalle varie leggi. Come sapete, le leggi impongono ai comuni ogni anno di spendere meno di quello che si spendeva l'anno prima. Credo che questo sia ormai un dato strutturale, non più contingente, naturalmente, in qualche modo, visto appunto il vincolo che c'è. La spesa per il personale diminuisce quindi sia in termini assoluti e sia anche in percentuale sulla spesa corrente. Io vi do tre dati, insomma. L'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente era del 33-34% nel 2010, era del 31,65% nel 2011, è stata del 29,94% nel 2012. E quindi diminuire la spesa per il personale, ridurne l'incidenza sulla spesa complessiva e garantire in ogni caso un buon funzionamento degli uffici, come è risultato anche dagli esiti di un sondaggio che è stato effettuato fra gli utenti del comune, mi pare una cosa positiva. Così come mi pare positiva la costante e progressiva diminuzione del debito residuo, che qui volevo fare un chiarimento, perché qualche volta ho come l'impressione che quando parliamo di debito residuo si senta in qualche modo in colpa, diciamo così, di aver fatto debiti nel passato, magari in maniera assolutamente incontrollata, diciamo così. Non è così, ovviamente. Quando parliamo di debito residuo parliamo dell'ammontare dei mutui che sono fatti dal momento della nascita del comune in poi per realizzare opere pubbliche e non ovviamente per spenderli in maniera un po' strana, e quindi delle spese doverose, naturalmente, se volevamo dare e fornire il nostro comune, insomma, di alcune piccole strutture, di fare alcuni interventi di manutenzione e così via.
il debito, quello che diciamo appunto essere appunto un debito residuo, passa dagli oltre 19 milioni di euro del 2011 ai 17 milioni e mezzo del 2012, e anche qui l'incidenza degli interessi passivi, cioè degli oneri finanziari, si riduce in modo costante. L'incidenza degli interessi passivi sui primi tre titoli delle entrate era di oltre il 9% nel 2009, del 7,35% nel 2010, del 6,51% nel 2011, del 6,29% nel 2012. E quindi anche qui, naturalmente, questo è anche agevolato dal fatto che non si possono fare più mutui e quindi è evidente che i nostri debiti diminuiscono. Come vi ricorderete, poi nel corso del 2012 abbiamo anche estinto, diciamo così, in maniera anticipata, mutui per 171.173 euro. Chiudo naturalmente con un riferimento al dato contabile. L'avanzo al 31/12/2012 è di 1.219.609 euro, di cui 259.000 in gestione competenza e 960.000 circa nella gestione di residui. Per quanto riguarda l'utilizzo dell'avanzo, dopo quello che abbiamo già previsto, insomma, all'interno del bilancio 2013, e cioè 295.000 euro in parte investimenti, tra cui l'intervento che riguarda la scuola materna del Cavallino e altri 116.000 euro nella parte corrente, tra cui 100.000 euro del fondo svalutazione crediti. E vedrete successivamente, insomma, una proposta di delibera all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di stasera per destinare altri 95.000 euro alla straordinaria manutenzione delle strade, che a seguito anche degli eventi atmosferici, insomma, delle ultime settimane, degli ultimi mesi, hanno bisogno a questo punto, insomma, di una manutenzione più consistente di quella che siamo riusciti a fare con la normale attività, e altri 100.000 euro per l'attuazione dell'accordo con la Regione Veneto, in modo particolare con il servizio forestale, per quanto riguarda la gestione e la manutenzione delle pinete, con la realizzazione anche di un centro, diciamo così, di educazione ambientale all'interno della pineta di Cassavio. Chiudo naturalmente con un ringraziamento doveroso, in modo particolare al dottor De Bortoli, il nostro revisore unico, al nostro ufficio, ai nostri uffici, e credo che sia doveroso ringraziare in modo particolare, soprattutto per l'impegno svolto, insomma, in questi ultimi giorni, la dottoressa Penzo, insomma, che ha curato in modo particolare anche l'elaborazione del consuntivo del 2012. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Apriamo il dibattito. Ci sono interventi? Nessun intervento? Passiamo alle dichiarazioni di voto, allora. Sì. Non è tutt'uno. Evitiamo il doppio giro stasera. E quando si parla di bilancio, viene spontaneo confrontare i numeri. Indubbiamente l'avanzo 2011, che era composto da un valore molto importante, 5.253.000, quest'anno ci assestiamo a 1.220.000. L'anno scorso c'era un avanzo che era la somma degli avanzi praticamente. Quest'anno abbiamo, come ha detto prima il sindaco, un avanzo composto solo da 260.000 euro per quanto riguarda il saldo delle competenze e da 960.000 euro circa per i residui. Residui, che è una componente ancora forte, facciamo i conti con una serie di eredità vecchie, parliamo di 32 milioni di residui tra residuo
tra bilancio di residui 23.000 e 9.000 di parte corrente. Per quanto riguarda i passivi, 23 milioni e 32, scusate, prima, e 12 milioni per gli attivi e 14 in totale, la sommatoria dei residui anche con le competenze. Un fondo cassa che va da 19 milioni a 18 milioni e qualcosa, numeri indubbiamente che dimostrano che la necessità di una pulizia sui residui per capire l'esigibilità, per capire in sostanza anche il peso che avranno in futuro sui prossimi bilanci. È stato rispettato il patto, come ha detto il sindaco, è vero, abbiamo rispettato il patto, è stato forse meno pressante rispetto al patto rispetto agli anni scorsi, probabilmente anche perché ci sono meno opere pubbliche, meno investimenti, quindi indubbiamente il controllo lo si vede. Il fatto di non aver stanziato un fondo per l'accantonamento dell'avanzo, come era stato fatto in passato, lo si vede anche dal risultato dell'avanzo stesso. Sui numeri, quindi, io vorrei davvero fermarmi qui. Quando a breve giro, in neanche due settimane, si approvano due documenti di bilancio, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, si rischia di essere ripetitivi. Ripetitivi nel segnalare le difficoltà e le incertezze delle poste di bilancio, e il bilancio del 2012 indubbiamente ha subito queste continue correzioni e variazioni per politiche che non dipendono sicuramente dall'amministrazione diretta del Comune. Ripetitivi siamo nel confermare come imprescindibili alcune risorse, sia per quanto riguarda la costruzione del bilancio previsionale che per quanto riguarda i dati di conferma del consuntivo 2012. ZTL e tassa di soggiorno sono risorse assolutamente imprescindibili per soddisfare lo standard abituale dei servizi e per comunque mantenere un equilibrio accettabile di bilancio. Saremo ripetitivi anche nelle critiche. Secondo noi manca un'azione rivolta a procurare più risorse correnti, lo abbiamo detto in fase anche del bilancio di previsione. Spese e servizi sono incontraibili. Tutto il lavoro proclamato e svolto per la contrazione delle spese correnti per quanto riguarda i consumi, per esempio, è un lavoro che si è dimostrato davvero incontraibile, anzi qui l'aumento è costante. Più risorse non significa più tasse o più tributi. Noi abbiamo indicato una strada che è quella di aumentare i servizi, offrire più servizi ai cittadini, e questi indubbiamente potrebbero portare risorse sulle casse del Comune. Abbiamo fatto diversi esempi. Tanto è vero che la composizione del bilancio, abbiamo più di 9 milioni per quanto riguarda il titolo 1 e abbiamo poco per quanto riguarda i proventi da servizi pubblici o dalla gestione del patrimonio. Su questo la lista civica amministrare ha sempre indirizzato la propria attività, basta pensare all'inserimento nei bilanci degli anni passati di introiti per quanto riguarda la gestione degli approdi, lo ZTL stesso o la gestione dei parcheggi. E molto si può fare ancora, ne abbiamo indicato e sollecitato più volte l'amministrazione in tal senso. Non ci sembra utile invece stasera criticare i singoli stanziamenti capitolo per capitolo. Alcune priorità che vi avevamo segnalato sono tra l'altro anche state recepite, penso alla manutenzione dei campi sportivi piuttosto che alla sistemazione e messa in sicurezza delle sedi stradali. Magari in seconda battuta, ma ci siamo arrivati. Il consuntivo però è anche un'occasione per valutare l'azione amministrativa e su alcuni temi crediamo davvero che si poteva e doveva fare meglio.
Avete quasi oltrepassato il giro di boa del vostro mandato e tracce del vostro operato ce ne sono ancora poche. Alcuni temi devono essere e dovranno essere affrontati con forza nel prossimo futuro. Penso al tema del terminal Punta Sabbione piuttosto che alla valorizzazione del lungomare Dante Alighieri, dal futuro delle aree agricole alla riqualificazione e valorizzazione ambientale del territorio, dal nuovo progetto sul servizio di asporto rifiuti, ormai manca poco per la fine di questo contratto, non sappiamo ancora se sarà obbligatorio o meno andare a gara e se si dovrà andare a gara indubbiamente dovremo investire già da adesso nella nostra attività. Ai nuovi possibili servizi pubblici, come dicevamo prima, dalla gestione dei parcheggi sull'area termina, piuttosto che alla gestione diretta delle farmacie, piuttosto che alla gestione degli stabilimenti balneari comunali. E da una programmazione sull'utilizzo degli edifici pubblici, qui c'è una necessità, si parlava di scuole, sul programma indubbiamente ci sono alcuni indirizzi devono essere attuati, ma è anche importante avere un piano strategico su quali strutture pubbliche necessita il comune, perché su questo si gioca una partita importante sugli accordi pubblico-privati, perché abbiamo bisogno di un progetto di crescita economico-sociale del buon vivere a Cavallino Tre Porti, che per il momento non si intravede ancora. In chiusura faccio solo notare una cosa, noi andiamo ad approvare una delibera senza mai aver avuto copia del parere del qui presente revisore. Lo citiamo al punto 11 della narrativa, al punto 6 del deliberato, non abbiamo preso visione di questo, non ci è mai stato inviato, l'avevo chiesto in una commissione, poi non ho più ricevuto copia, pensavo che magari con l'ordine del giorno del Consiglio fosse spedito anche questo. Grazie. Grazie consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Meno male. Prego consigliere capogruppo Roberta Nesto. Ci si trova anche quest'anno a ridosso della scadenza dell'approvazione del preventivo e quindi alcune tematiche sono già state affrontate e abbiamo già avuto modo di evidenziare alcune, se non tutte, comunque dico almeno alcune delle criticità che abbiamo evidenziato. Ciò non mi esime di fare due brevissimi ragionamenti, ma prima di iniziare questi ragionamenti comunque vanno fatti due ringraziamenti. Il primo ringraziamento va sicuramente al sindaco e alla sua giunta che al di là delle criticità che evidenzieremo comunque anche quest'anno ha profuso il massimo impegno e hanno profuso tutti congiuntamente il massimo impegno per raggiungere quello che è comunque un risultato, cioè quello del patto di stabilità rispettato. Un ringraziamento quindi all'organo politico ma soprattutto anche un ringraziamento all'organo tecnico, compreso da tutti in questa sede, atteso che il bilancio riguarda tutti gli uffici comunali, va il nostro ringraziamento a chi ha redatto questo documento, ma anche a tutti gli uffici del comune, tutti i funzionari e i dipendenti. Perché è un'occasione in cui comunque si deve fare un punto. Sicuramente il sindaco ha evidenziato gli aspetti di criticità insiti alla nuova normativa, relativamente nuova normativa, ha evidenziato le difficoltà del periodo storico in cui stiamo vivendo, alla difficile congiuntura economica e quindi alle ripercussioni che ci sono oggi. Ovviamente però come opposizione ci spetta un ruolo che è quello di capire se quello che questa amministrazione ha fatto è da noi condiviso oppure no. Non possiamo condividerlo, e la faccio molto breve, perché essenzialmente quello che emerge, pur dando per scontato le mille difficoltà,
appunto di ordine tecnico, di ordine storico, di ordine politico. Comunque, oggi come oggi, questa amministrazione manca di programmazione. Manca quindi di quello che è un obiettivo di sviluppo del nostro territorio. Che non significa che necessariamente bisogna avere la stessa idea sullo sviluppo di un territorio. Non significa che tutte le scelte devono essere condivise, ma certo è che qui noi troviamo poche scelte. Mi ripeto, capisco le difficoltà, sia tecniche che economiche, però a volte ci sono anche interventi che costano poca fatica, in senso lato del termine. Ci sono anche però delle scelte che devono essere fatte, e quindi quando noi diciamo per noi la materna di Cavallino, per noi alcuni interventi sono di fondamentale importanza, è su questo che vogliamo dire. Porto l'esempio della materna di Cavallino, che finalmente vediamo che verrà fatto un intervento che riteniamo però allo stato insufficiente. È un esempio emblematico, perché nel momento in cui la coperta è corta è ovvio che le risorse che sono centellinate devono essere investite con molta accuratezza. Dopodiché ognuno di noi ha le proprie idee, però effettivamente ci sono degli obiettivi strategici. Quando poi si dice che è stata contenuta la spesa del personale, io francamente, se da una parte mi congratulo perché capisco che la normativa richiede che venga contenuta la spesa del personale, la mia è esprimo in questa sede una forte preoccupazione. Al di là dei sondaggi, che sicuramente avranno dato esito positivo, io invece sento, ma probabilmente verranno tutti i detrattori di questa amministrazione, verranno a dirlo a me, probabilmente, tutti gli altri saranno contenti, comunque io sento tante doglianze. Dopodiché ritengo che amministrare, ritengo che dare delle risposte all'utenza non sia facile. Certo però che ritengo anche che non sia la risposta al contenimento della spesa del personale o quantomeno la riduzione, perché si ripercuote necessariamente in termini di servizi. Per quanto poi riguarda gli oneri di urbanizzazione, si deve prendere atto che effettivamente una mancanza di introiti di questo tipo rende difficile l'azione amministrativa. Però devo anche evidenziare che a volte bisogna cercare strade diverse, strade che oggi la legge consente e che probabilmente devono essere cercate. Se aspettiamo in municipio che la gente venga a proporci delle idee, non so se sia per la caratteristica di Cavallino che tutti stanno bene a casa propria. Certo è che credo che difficilmente le persone vengano a proporre, ce ne saranno anche, però effettivamente credo che siano poche. Quindi, come abbiamo avuto modo di dire un po' di tempo fa, probabilmente bisogna essere degli stimolatori di idee, intendo, ovviamente. E forse a questo punto i risultati anche arrivano, dico forse, però quantomeno uno ha la coscienza di averci provato e anche quindi ha un bilancio positivo, quantomeno in termini di attività atta a raggiungere un certo obiettivo. Quindi questa analisi che il signor Sindaco ha fatto questa sera ci provoca essenzialmente questi ragionamenti di carattere chiaramente di carattere generale. Condivido non l'idea, l'abbiamo condivisa in termini di gruppo, che non è nostro ruolo fare le pulci sul bilancio, probabilmente non abbiamo neanche le competenze per farlo e neanche non le abbiamo ricercate, perché non è questo il nostro ruolo. Il nostro ruolo nell'analisi di questo documento, nel decidere se votarlo o non votarlo, è quello di valutare un'azione amministrativa, avvenuta o in fieri a seconda della circostanza in cui ci si trova. In questo momento, noi l'avevamo già espresso l'anno scorso quando c'era stato presentato il bilancio di previsione, avevamo manifestato, io ho riguardato oggi la delibera, analoghe perplessità a quelle che stiamo esprimendo questa sera. E quindi ci troviamo comunque a un anno di distanza a lamentarci delle
pressoché identiche cose. C'è qualche aspetto positivo, alcuni interventi che vediamo questa sera, in questa sede, sono sicuramente di plauso e va riconosciuto, perché non si deve fare opposizione senza riconoscere anche i meriti. I meriti vanno riconosciuti, ma quello che noi non ci troviamo è se questo ragionamento di fondo. Quindi, di conseguenza, io non voglio, perché abbiamo già avuto modo di dire tutta una serie di cose qualche giorno fa, avremo sicuramente altre circostanze. Abbiamo avuto modo di parlare in termini di pianificazione qualche mese fa, ormai qualche mese fa, sì. E in quella sede là in cui si parlava di uno dei documenti principali per lo sviluppo strategico del nostro territorio generale, ci siamo lamentati della mancanza di una programmazione. E ci è stato risposto anche in quella sede che era un primo passo. Prendiamo atto che ci sono stati dei primi passi. Adesso valuteremo nel proseguo quelli che saranno poi i secondi, i terzi, i quarti passi o quello che sarà. E stiamo proprio a vedere questo. Perché oggi come oggi ci si trova soltanto a ragionare sulla gestione dell'ordinarietà. Per carità. Su questo ci complimentiamo, su questo diciamo che è doverosa, però vorremmo capire quali sono gli obiettivi strategici, anche perché non possiamo dimenticarci che qui oggi abbiamo una situazione comunque difficile, forse ci illudiamo anche a volte, che sia meno difficile di altri posti, di altre situazioni vicine alla nostra, di altri comuni più o meno confinanti, però non possiamo aspettare che ci siano delle criticità che si accentuano per poi dire cominciare a fare delle programmazioni, perché questo non è possibile e vuol dire perdere dei treni. Treni che peraltro questo comune in passato ha già perso per tanti motivi, per ragioni storiche, per ragioni anche che mancava un'amministrazione locale. Oggi però non può esserci l'alibi per un'amministrazione che governa da vicino il territorio per mancare degli obiettivi, quantomeno per cominciare a ragionarci. Quindi per tutti questi motivi noi ovviamente voteremo contro a questa delibera, con l'auspicio però di non trovarci a ripetere gli stessi ragionamenti il prossimo anno. Grazie. Allora, gli interventi sono conclusi, passiamo alle votazioni. Allora, la delibera esame d'approvazione e rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012. Chi è favorevole? Bene. Chi è contrario? Astenuti? Nessuno. Per cui a 11 voti favorevoli, mi pare, 7 contrari, si approva la delibera. 12? Pardon, 12 voti. Passiamo alla immediata eseguibilità della delibera stessa. Chi è favorevole? Quindi si dichiara immediatamente eseguibile la delibera secondo l'articolo 134,4 del decreto legislativo 267/2000. Passiamo al secondo ordine del giorno. Riconoscimento debiti fuori bilancio per le attività di pulizia e sgombero delle strade comunali dalla neve in conformità del protocollo vigente. La parola al signor Sindaco. Prego, Sindaco. Sì, si tratta di riconoscere questo debito fuori bilancio in quanto in occasione appunto delle nevicate sostanzialmente, e non essendoci ancora il bilancio approvato, abbiamo dovuto dare degli incarichi di verbali di sommurgenza a due imprese locali e per complessivamente 15.000 euro, e quindi si tratta oggi di prevedere sostanzialmente questo debito fuori bilancio, che è finanziato, come dicevo prima, con l'avanzo di sostanzialmente abbiamo già applicato l'avanzo in fase di approvazione del bilancio preventivo. Prego, ci sono interventi? Chiara?
Sì, grazie. Chiaranda, consigliere. Grazie. Lo feci allora e ci tenevo a farlo anche oggi, nel senso che lo feci allora, glielo dissi subito all'assessore e lo faccio anche questa sera in Consiglio Comunale, nel senso per ringraziare le due ditte che quest'anno io quei giorni mi trovavo in giro appunto per il Veneto, hanno fatto uno splendido lavoro a Cavallino Trasporti e rispetto anche agli anni scorsi il piano neve qui ha funzionato squisitamente anche rispetto al comune qui a fianco, quindi era solamente per ringraziare per l'ottimo lavoro. Lo ripeto, lo feci allora che c'era un, mi sembra, un consiglio a commissione, mi sembrava doveroso farlo adesso. Grazie. Grazie consigliere. Nessun altro intervento? Dichiarazione di voto? Pare nessuna. Passiamo alla votazione. Allora, riconoscimento debiti fuori bilancio per le attività di pulizia e sgombero delle strade comunali dalla neve in conformità del protocollo vigente. Chi è favorevole? A voti unanimi viene approvata la delibera. Passiamo all'immediata eseguibilità della stessa. Chi è favorevole? All'unanimità favorevole. Quindi provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Passiamo al terzo ordine del giorno. Determinazione rate per il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, TARES, anno 2013. Illustra l'assessore Castelli. Prego, assessore. Beh, tralascio le premesse della delibera perché trattano un argomento già conosciuto dal Consiglio. E vado al decreto legge 8 aprile 2013, che prevede e determina, tra le altre cose, le rate per il versamento dei tributi degli enti locali. Nel nostro caso le scadenze sono state individuate nel 14 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. E le prime due rate sono rate di acconto su quanto si era già speso nell'anno precedente. La terza rata è una rata a saldo che prevede l'adeguamento, insomma, e la maggior tassazione per quei comuni che l'hanno prevista con il pagamento della TARES, con il pagamento di quei 30 centesimi che riguardano i servizi che il comune presta ai cittadini. E il nostro caso non prevede nessun aumento, né neppure quello dell'adeguamento Istat, perché quella cifra sarà recuperata dalle verifiche fatte da Veritas. Come dicevo, le prime due rate sono di acconto, la terza sarà di saldo. Il tutto sarà seguito da Veritas. Per quanto riguarda la prima e la seconda rata, sarà seguita anche per la terza rata, con modalità comunque che saranno individuate dal governo e saranno trasmesse alle amministrazioni. Grazie assessore. Ci sono interventi? Nessun intervento? Dichiarazioni di voto? Neanche. Passiamo alle votazioni allora. Allora, determinazione e rate per il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, TARES, anno 2013. Chi è favorevole? Allora, all'unanimità la delibera viene approvata. L'immediata eseguibilità della stessa, chi è favorevole? All'unanimità approvata. Passiamo al quarto ordine del giorno. Prima variazione di bilancio 2013. La parola al sindaco. Prego, signor sindaco. Beh, una delibera praticamente che ho anticipato prima in fase di illustrazione del conto consuntivo. Si tratta praticamente di applicare, insomma, un po' di avanzo. Come dicevo, sono 95.000 euro per la straordinaria manutenzione delle strade della viabilità e 100.000 per questo progetto in collaborazione con la regione per quanto riguarda la gestione delle pinete, e poi quello di prevedere in entrata e poi ovviamente in uscita per lo stesso progetto questo contributo della regione nell'ambito dei progetti che stanno andando avanti nel campo delle pari opportunità, e questo tra l'altro un progetto che si fa assieme al comune di Jesolo. Grazie. Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Passiamo alle votazioni allora.
Allora, prima variazione di bilancio 2013, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Allora, con 14 voti favorevoli, mi pare, se il conto è giusto, sì, e 5 astenuti, si approva la delibera. Passiamo all'immediata eseguibilità della stessa, chi è favorevole? Quindi a voti unanimi si dichiara immediatamente eseguibile. Passiamo all'ultimo punto del giorno, che è la proposta di ordine del giorno, aboliamo la Tares. Prego, signor Sindaco, la parola. Allora, capogruppo, scusi, prego la parola, Vianello. Sì, innanzitutto volevo informare che ritiriamo la mozione che avevamo presentato in commissione per presentare una lettera che è stata firmataria, che hanno diritto i sindaci di circa 70 comuni presenti nel territorio veneziano e trevigiano. Questa lettera, se volete, sono poche righe, volevo così leggervela, ma il contenuto è soprattutto questa iniziativa è partita perché ritenevamo di dare maggior forza pensavo che fosse stata fatta, mi scuso. Adesso quando vi verrà consegnata comunque è la lettera che hanno aderito i 70 comuni che poc'anzi vi ho accennato. Per entrare nel merito, noi volevamo così che il Consiglio e il Sindaco apponesse la firma a questa lettera perché volevamo dare forza a questa iniziativa di questi sindaci che sono uniti contro la Tares e anche stanno facendo delle iniziative fra le quali anche stavano valutando anche di presentarsi alla consulta perché ritengono la legge ingiusta e incostituzionale e inoltre sotto accusa ovviamente il previsto aggravio in bolletta a carico delle famiglie e delle imprese quantificabile 30 centesimi al metro quadro, giustificato dall'esigenza di sostenere le spese non soltanto di asporto e smaltimento della spazzatura come avveniva in passato, ma anche di manutenzione generale, illuminazione pubblica, pulizia stradale. Importo questo però che andrà direttamente nelle casse dello Stato. Oltre all'azione legale, gli amministratori hanno poi illustrato altre misure di immediata attuazione, l'invio ai parlamentari veneti e ai capigruppi di tutti gli schieramenti di una lettera di protesta e l'approvazione in consiglio comunale di un analogo ordine del giorno che questa sera noi presenteremo. Inoltre al vaglio di sindaci appartenenti a un fonte trasversale che spazia dalla Lega al PD, anche una quarta iniziativa, uno sciopero simbolico della durata di una giornata da parte non solo di municipi ma anche di negozi, delle imprese artigiane e dell'industria che vorranno condividere la battaglia. Ecco, se volete, io non so se volete leggerla, ve la leggo io, tanto sono poche righe, come preferite. Allora, oggetto, insostenibilità nuova Tares. Con l'articolo 14 del decreto legge numero 201 del 2011 e successive modifiche è stato istituito il tributo comunale sui rifiuti e servizi, cosiddetta Tares. Con tale nuova normativa si ristabilisce il principio che la base imponibile per il calcolo è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree. Si ritorna cioè al 1999 cancellando tutta l'evoluzione in materia di rifiuti poiché non è la superficie che produce rifiuti, ma l'attività umana.
Ciò premesso, si introduce una maggiorazione minima di euro 30 centesimi per metro quadro, prevista per coprire i costi dei servizi indivisibili dei comuni. Ciò non ha nessun nesso con la tariffa rifiuti e non è collegata a una specificità attiva del comune. La stessa maggiorazione, commisurata in metri quadrati posseduti, non deriva da alcuna capacità contributiva, non essendo legata né al reddito né al valore degli immobili. È una tassa patrimoniale cieca, che tassa in ugual misura il metro quadrato dell'immobile di pregio rispetto a quello della bettola di periferia. Queste amministrazioni ravvisano la violazione dell'articolo 53 della Costituzione, laddove viene prescritto che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Questa maggiorazione comunque deve essere riscossa dagli enti locali attraverso una convenzione con gli enti gestori del servizio rifiuti, ma il gettito della stessa è corrispondente al minor trasferimento dallo Stato ai comuni. In altre parole, in basso si deve riscuotere un'altra tassa in cui importo in alto è trattenuto a priori. Allo Stato i soldi e i comuni ancora gli improperi della disperazione. Queste amministrazioni avvisano le autorità in indirizzo che la TARES, oltre ai motivi specificati, è insostenibile, è l'ultima goccia che fa traboccare il vaso in una situazione sociale e produttiva prossima al tracollo. La richiesta è di rivedere la normativa in oggetto e di annullare con nuova legge l'ulteriore tassa, poiché la legge attuale sarà impugnata dalle scriventi amministrazioni comunali, aderenti ai sindaci comuni di Zero Branco e di seguito. Gli altri 69, certo. Grazie consigliere. C'è qualche intervento da parte di qualcuno? Passiamo alla votazione di questo documento che va a sostituire quello precedente, giusto? Sì, questo non c'era. Questo ultimo, no? Ecco, quindi passiamo ai voti. Chi è favorevole alla proposta a voto unanime, dichiaro favorevole la proposta di ordine del giorno aboliamo la TARES. Abbiamo finito. Lucia, permettetemi un attimo di salutare la nostra Presidente, perché prima mi sono dimenticato e mi scuso. Sicuramente ci sta seguendo. E un ritorno veloce presto, perché altrimenti non so più dove sistemare le persone la prossima volta. Quindi ciao Giorgia, buonasera a tutti, grazie.